Sua? Che c'ha? Devo fare la contravenzione. Perché? È perché è sporca, non l'ha lavata, scusi. Beh, ho avuto ieri che è sporcata, che devo fare? Ho capito, lei però stamattina doveva lavare. Ma le spiego il perché, cioè è giustificata questa cosa. Se lei va in giro per Roma, facciamo un esempio, passa fuori il Colosseo. No, vabbè, io devo parlare. Se lei va in giro per Roma e passa, che ne so, di fronte al Colosseo, ok, e le scattano una foto, che figura ci facciamo noi con i turisti? Perché la macchina è sporca, fa schifo. Se mi promette che la va a lavare, adesso io la multa non gliela faccio. La nuova normativa del decoro urbano, stiamo seguendo in tempo reale quello che succede con le contravvenzioni di questa settimana. Qui c'è la televisione. Buongiorno, sono un giornalista. Dica. Che sta succedendo? Sta succedendo che dicono che la macchina è sporca, va lavata. Capito, se ieri ha piovuto. Effettivamente ce l'avete segnalato in tanti in redazione, la nuova normativa sul decoro urbano, le auto sporche vengono multate. Sì, ma chi ce va a Roma? Sta macchina dietro di lei, io lo sto aspettando, vede, il proprietario di questa macchina che fa più schifo della sua, guardi, va, c'è un dito di polvere, io sto aspettando, adesso quando arriva il proprietario gli faccio 700 euro di multa. Alla faccia del caciocavallo, se la può comprare nuova allora. Ricordiamolo, per chi si fosse appena collegato, stiamo seguendo una persona che non è a norma con la legge. Fate pubblicità in televisione anziché dire da guerra quella, perché quando le sentiamo queste cose la gente provvede. Se lei mi promette che la va a lavare adesso, io la multa non gliela faccio. Ci vado. Adesso. Lei ci va? Certo. Vabbè, noi possiamo testimoniare questa bellissima scena, questa bellissima notizia, noi la seguiamo fino al lavaggio, così mandiamo questo bel messaggio. Io mi siedo davanti con lei, vengo con lei al lavaggio. Sì. Vogliamo andare? Andiamo. Ma che stiamo scherzando? Cioè. Ma io per 10 euro mamma vado a lavare, no? Ma è una cosa capita, se lo sapevo. Stiamo andando al lavaggio per portare questa macchina nuovamente a norma con la legge. Quando è stata l'ultima volta che ha lavato la macchina? Ma io la lavo ogni 7-8 giorni, insomma, quando la tengo sempre in garage. Questo qua, sì. Io vado, che devo andare a fare le altre multe. Grazie, mi saluti grazie sua moglie, grazie. Grazie, grazie. Così almeno la macchina adesso è pulita, no? E siamo tornati a norma con la legge. Se non aveva preso l'acqua africana ieri, non era così. Lavate la macchina, se no c'è sta una multa infernale.